Il ritorno. Salve. Bentornati a tutti voi. Mi sono mancato, vero? Stavo scrivendo delle nuove ricette per Cucina Comodea. Sto tornando sulla scena. Ma venite che vi mostro subito come creare questa deliziosa bevanda. Eccoci qua in cucina. Questa deliziosa bevanda, che proviene dal Brasile principalmente, chiamata caffè. Vi mostrerò come farla. Disponiamo di una capsula, di una tazza di qualsiasi genere e di una macchinetta elettronica per il caffè. Dunque, procediamo, inseriamo la capsula, spingiamo verso il basso e inseriamo la nostra tazza in questo marchingegno. Dopodiché premiamo il tasto e la macchina farà tutto per noi. Vedete come il caffè si amalgama con i sapori dell'Oriente e dell'Occidente, ma anche un po' di Africa. Qui parte la canzone. Va bene. Quando otteniamo il giusto quantitativo di bevanda, torniamo a pigiare il tasto. Dopodiché possiamo aggiungere a piacere dello zucchero, che la regia ci fornirà a breve. Interloquio musicale. Qui tanto c'è, no, c'è Africa. Disponiamo di uno spoon, di un cucchiaino. Ma spiegaci, raccontaci la storia del caffè, come nasce. Certo, allora. Il caffè nacque nel 1944. Così giovane? Sì, è giovane. È giovane, sì. Quando il signor Cristoforo Colombo è arrivato nelle Americhe. Nel 44. Trovò questa bevanda che sgorgava dalle più grandi cascate del Niagara. Dopodiché decise di raccoglierlo in una tazzina come questa, cioè questa in realtà, perché l'ho pagata fior fiori di soldi. E niente. Fatti con YouTube. Fatti con YouTube i soldi. Perché noi abbiamo, come vedete, un linguaggio molto colloquiale per far monetizzare il video, perché sennò con l'Apocalypse ce lo bloccano. Sì. Ah, porca madonna! Scusateci. No, non ho ben capito. Cucina Comodea. Siamo tornati. Prova anche tu. Caffè stuzzico. Oddio, che cazzo è la zera? Ha 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 ha!
No, ora non ho riso, eh. Ora non ho riso. Che risate ci fa fa il nostro amico Daniele Marconi. Con i video sì, sempre belli e riverenti. Come solo lui sa fare, lui ci fa ridere. Sì, lui Daniele Marconi. Io ho un quesito. Ma come cazzo si faceva a ci usare con... Ragazza!